Molto bene. Allora. Tornate. Aspetta, tienilo un po' ancora. Tienilo un po' e dopo sì, facciamo qualcosa. Dentro, uscire Ukemi. Bene, che arriva là, allo specchio torna tantissimo. Dai, Chico, tutti quanti. Chico, andata e ritorno. È a posto? Sì? Beh, lascia quella carta là. Sì, vabbè. Dai, fate Chico, andata e ritorno. Beh, sai. Sempre stessa gamba avanti. Ecco, molto bene. Sempre mani avanti in posizione di guardia. Ecco, tornate. Gamba sinistra e dopo gamba destra. Cambio e profilo. Ecco. Alessandro, cambio e profilo. Faccio un passo e cambio e profilo. Ecco, bravo. Sempre mano avanti, ecco. Molto bene Mattia, ecco. Bravi, sono venuti. Ecco, tornate. Dai. Ancora. Allora cambiate. Vabbè, allora cambia, cambia. Dai. Bene, allora cambio. Ecco, molto bene, Lia, dai. Torna e allora per l'altra parte. Ecco, alza le mani, alza le mani. Alzo e scendo. Ecco, ancora. Molto bene, ecco, bravo. No, niente per tagliare. E prova a farlo, mettere tutto il dito. Ecco, bravo. Ecco. Sì, l'altra parte, bravo, dell'altra parte, molto bene, l'altra parte, ecco. Beh, allora, perché i bambini devono venire al corso Aikido? Perché devono allenarsi. Sì, e che? Così imparano cosa? Così imparano a combattere. A combattere o a difendersi? A difendersi. Ah, bene. Allora, e il maestro com'è? Bravo? Molto bravo? E beh, allora? Niente più? Basta? Ok. Perché si imparano tante cose belle. Potete venire, se venite al corso, dai chiedi imparate tante cose belle. E anche il maestro com'è, per esempio? Il maestro è molto bravo e vi insegnerà a diventare delle persone migliori. Allora, dimmi. Perché si imparano tante mosse belle, poi ci divertiamo un sacco perché
ci lasci fare anche tante cose che vogliamo noi, quasi alla fine della lezione, e ci divertiamo. E il maestro com'è? È bravo? Sì, è bravo. Ah beh, meglio così. Perché non puoi ripetere perché ci divertiamo. E cosa? Ci divertiamo a fare tante mosse. Ma dai! Perché i bambini devono venire a Kido? Dai, dimmi. Perché ci divertiamo! Silenzio, sta parlando. Dai! Basta! Basta!